insegnato ai tecnici che non stanno... Primo maggio a Empoli, sta piovendo. Si dice voteremo fra un anno, e se questo è, la politica non può tenersi distante dalle decisioni, non può lasciare ai tecnici per un anno ancora la politica economica di questo paese e gli interventi a tutela del lavoro. Ci vuole una politica che abbia a cuore il futuro del paese, il futuro dei giovani, che metta al centro della propria azione le politiche di sviluppo e di coesione sociale. Bisogna ricercare lo sviluppo sostenibile e creare lavoro. Se questo avviene, le organizzazioni dei lavoratori, come sempre avvenuto, faranno la loro parte. Così si può mettere da parte la cattiva politica e l'antipolitica e difendere e rafforzare la democrazia. C'è molto da fare e molte cose da cambiare. Il Paese ha le risorse e l'energia per fare quello che serve. Basta pensare ai tantissimi giovani, capaci e meritevoli, che si impegnano in una scuola bistrattata e che alla fine...